Ciao a tutti! Oggi prepareremo le rustichelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola rimacinata di grano duro, manitoba, lievito, acqua, olio evo, sale, zucchero. Per farcire salsa di pomodoro, concentrato di pomodoro, prosciutto cotto, scamorza, origano, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito. E lo zucchero. Ed azionare il bimby per 2 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la semola. La manitoba. L'olio. Ed il sale. Ed impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola. Coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso lo divideremo in 4 panetti uguali. Stendere con il mattarello. Abbiamo formato una sfoglia da 26 cm, adesso posizionarla su una teglia rivestita con carta da forno. Condire con la salsa di pomodoro che abbiamo condito con olio, sale, pepe e origano. Il formaggio. E il prosciutto. Stendere l'altro panetto e posizionarlo sopra. Chiudere bene i bordi. Chiudere bene con i rebbi di una forchetta. Bucherellare la superficie, spennellare con olio, spolverizzare con origano, e lasciare lievitare per 1 ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la rustichella, adesso l'andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti. Rustichella, grazie e alla prossima ricetta!